Ciao a tutti, ci troviamo dietro Passo del Marè e siamo esattamente a questa grotta che vedete qua davanti a noi, ormai praticamente inagibile, però abbastanza spaziosa. Questa grotta la usavano quelli del genio come grotta di trasmissione. Infatti, qui davanti a noi, sopra la collina, qua sopra, sono tutte le baracche del genio che vi faremo vedere su una foto, che davano dal rifugio verso il Passo del Marè ed erano tutte baracche in legno che servivano al genio, sia quelli che hanno costruito il forte di Cimaura e tutte le fortificazioni qua in zona, sia quelli che costruivano la strada che andava verso il Maniva, che erano anche stipati al Passo dello Spina. Qui dentro, in questa grotta, abbiamo trovato due piccoli aneddoti, di cui uno fatto da un genio territoriale che raccontava che dietro il dosso c'era la grotta trasmissioni e questa era collegata non con il forte, perché ma era collegata con la retrovia che scendeva giù verso le tese e andava giù, e da qui partiva anche la seconda linea, perché la prima linea del forte partiva dal forte, andava giù Valcanei e andava giù verso Montecenso, e qui c'era la seconda linea che serviva, che se magari si rompeva la prima linea telefonica, questa qua era la seconda linea di trasmissione che era collegata sempre col basso. Nel 1900, fine 1918, stavano sistemando la linea che da qua andava anche al forte. Non chiedetemi il perché, ma queste sono le due linee che abbiamo trovato. Questa è la grotta, speriamo di essere stati esaustivi.